Ciao a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video di Uncharted 4 e questa volta nuovo capitolo, capitolo 15, i ladri di Libertalia. Allora, vediamo se troviamo subito la strada che ci porta verso l'uscita di quest'altro nuovo posto. Allora, vediamo. Facciamoci un po' un giretto qua attorno per vedere. Oh, che cacchio è questo? Subito notiamo qualcosa? È vuoto. Niente. Perché speravi di trovarci anche qualcosa? Ladro. Come ti permetti, oh? Cos'è? Che cos'è questo? Aggiungiamo al nostro... Bel tesoro. Oh. Aggiungiamo al nostro librettino, ragazzi. Che poi ce li leggiamo tutti con calma. Ok, controlliamo in giro. Qua c'è qualcos'altro, ecco. Ta-da! Vuota! Niente. Sono solo ripieni. Hanno vuotato il sacco. Eh beh, questo non sta tanto bene, eh. Misuriamogli la febbre. Abiti raffinati. Sembra un unicorno. Eri una guardia, vero? Un ottimo lavoro. Sì. Hai vissuto veramente molto felice, sai? Che è successo? C'è qualcos'altro qui, ragazzi. L'armadietto. Niente, vuoto. Ma dobbiamo esaminare tutti gli armadietti qua, ragazzi. Allora, controlliamo qui cos'è. Un altro ladro. Cosa è successo? Una ribellione? Altro cassetto. Proviamo ad aprirlo, ragazzi. Ah, un altro. C'era questo sugli scaffali. Ok. Dove sei, Sam? Ehi, Nathan, guarda qui. Cosa? Cosa c'è? Soldi di Libertalia. C'è il sigillo di Avery. Pensa a te, oh. Soldi propri. Deve aver fuso l'oro. Coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. Già. Ma la vera domanda è, dov'è ora? Sì, me la sto facendo anch'io questa domanda, in effetti. Sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, dentro. Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery, Tew, fondatori di Libertalia, marchiati con la parola ladro. È un assassino, non tiranno. Ladro? Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Esatto. Già, tipico dei pirati. Guardate il sudore sul collo. Che figata. So dov'è. Cosa? Dove? È una mappa. Sì, proprio lì c'è il tesoro. È una mappa di Libertalia. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon in Inghilterra. Sì, lo era. No. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. Ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. Mio Devon, arriviamo. Ok. Saliamo sulla torre. Dai, allora, metti via il libricino, è ora di passare all'azione. Queste catene potrebbero servirci. Ok. Saliamo di qua. Ho
No! Ok. Dove sei? Dai! Ok, pronto? Pronto, pronto. Vai. Quindi? Beh, questa non è male come idea, Sam, sai? E ora? Ci saliamo sopra? Saliamo lassù. Vai, sali. Per andare dove? Forse per salire direttamente sopra, ragazzi, che ne dite? Oscilla fino all'altra catena. Ah, sì, giusto. Grazie Sam dell'aiuto, A te ogni tanto vengono le idee, ma alla fine sono sempre io che devo muovermi, Voilà! Prende pure per il culo questo. Non lo so se ce la facciamo a fare sto salto, ragazzi, Cazzo! Scusami! Scusa, Content. Baldridge! Cosa? Metti i piedi in faccia a Baldridge! Ah, davvero? Dai, salta! Chi se ne frega? Ok, ragazzi. Qui c'è il quadro della situazione, ma noi saliamo ancora più in alto, secondo me. Proviamoci, Esatto. Andiamo a salire. Ci prendo le scale sulle dita. Ehi. Porta sfortuna. Proviamo a salire, ragazzi. Continuiamo a salire. Avevo detto. Oh, stai attento. Fare danni. Mica fai dei salti da paura, ma non riesci a saltare su un tavolino. Bella. No, Che facciamo? Proviamo a saltare, ragazzi. Levati. No! Brutta cosa, ragazzi. Ho voluto provare, ma sapevo già dal principio che sarei caduto. Comunque, facciamo una cosa. Allora, dobbiamo cercare di salire, secondo me, a sto punto qui contro. Qui si aggrappa, sì. Ok. Continua a salire. Continua a salire. Adesso, ok, per andare dove poi? Buono, attenzione. Dove cacchio dobbiamo saltare, ragazzi? Cioè, provo a salire magari. E poi? Attento, cazzo. Ehi, hey, Sam. Sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Voilà. Altra stanza, ragazzi. Entusiasmo naturale. Ok. Vai, Sam. Abbiamo una spinta. Per il massimo.
Come al solito faccio io da scalino, eh? Allora, e poi? Io cosa faccio? Porgimi la mano, per favore, non mi far fare il giro. Ecco. Voilà. Voilà. Wow. Questa volta siamo in più alti, di prima. Eccola. Aprio al di là del fiume. Ok. Che ne dici di rubare Eric, Esatto. Robin Hood. Ehi, c'è un passaggio laggiù. Una specie. Andiamo. Quanto pensi che ci vorrà per raggiungere il Newton? Vabbè, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. Esatto. Guardate le nuvole che fanno ombra, bellissimo. Dai. Oh cazzo! Ti pareva, cazzo, che non doveva andare liscio qualcosa? No! Cazzo, cazzo, dai. Calati, 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 calati. Attenzione, attenzione! Brutta cosa! Dove devo andare, ragazzi? Dove sei? Sono qua giù dove? Porca puttana, ragazzi! Che casino! Dai, dai, esci da sta cacchio di porta. Dove sei? Ah, ok. Attenzione, ragazzi. Merda, che casino. Vai, dall'altro lato. Altro che due ore. Qua ci vuole un bel po' di più, ragazzi. Qui, porca puttana. Vai, Nathan, alziti. Dobbiamo scappare immediatamente, qua è un bordello fottuto, ragazzi. No, cazzo. No, dai, il rampino l'ho messo. Ok, al pelo. Merda. Dove sei, Sam? Ehi, eccoli, li ho trovati. Cazzo. Sam, dove sei, Sam? Dove cacchio devo saltare, ragazzi? Io non vedo niente. Ma siete dei bastardi proprio, Ecco ragazzi, io qua ci muoio adesso. Qui ci muoio, sicuro. Sam. Lo sapevo. Lo sapevo, ragazzi, questa volta sono morto così. Allora, non riuscivo a capire dove cacchio devo saltare. Ah, ecco, dall'altro lato probabilmente. Cazzo. Bastardo. Bastardi, bastardi, bastardi. Questa volta vi faccio secchi tutti, non avete capito? Cazzo, sono senza armi, ragazzi. Sono senza armi. Dai, arrampicati. Arrampicati. Beh, direi che un po' ne abbiamo ammazzati. Oh, cazzo. Dai, su. Vai, veloce. Madonna, ti distrugge tutto, porca puttana. Via, via, via. Dai, 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 dai. Ma dai, ma cos'è questa? La fine del mondo, ragazzi. E chi si ferma, cazzo? Oh, numero. Grande Sam. Sono rimasto senza armi, te lo volevo comunicare. Ancora. Siamo alla follia. Aiutami ad
Vai, trottolino! Devo rubare l'arma a qualcuno, ragazzi. Vai, 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 vai. Oh, cazzo, granata! No, cazzo. Dai. Cazzo! No, e qui dove vado, ragazzi? Oh, cazzo! Eccolo qui, boh cazzo, ancora! Cosa faccio? Dai, cosa faccio? Dovresti saltare lì contro, in teoria. Dai, perché ti giri? Vai, devo fregare l'arma a qualcuno, ragazzi. Ci siamo calmati un pochettino, ragazzi. Cioè, qui c'è il mandolino, se vogliamo farci una bella suonata. Oh, cazzo! Bastarda! Sei bastarda, Hey, Nadine, bello vederti. Ok, Mango! Mango! Che cazzo dice? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? Ai miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere della stessa parte. Aspetta. C'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? No, non ci casco più. Ehi, dai. E perché non... Eccolo! Grande uomo! Oh cazzo, tipa tosta cazzuta, cazzo! Ci sta bene. E adesso? Cosa fai? Più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Credo proprio di sì. Sarebbe la scelta più saggia. Dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Sì, credici. Santi nomi. Sì, credici. Oh, cazzo, che tosta sta bastarda. Oh, cazzo, vieni qua, vieni qua. Dove vai? Merda, si è incazzata sta stronza! Oh merda, si è cazzuta! Vieni qua, brutta scema! Non possiamo parlarne! Cazzo! Fenomenale questa, Cioè, ma da dove sei uscita? Da Tekken? Arrivo. Sto arrivando, brutta bestia. Affanculo. Oh, guardate cosa c'è qui. E che cazzo, però. Oh, fine dei giochi. Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ehi, ehi, ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Molto interessante. Nate? Samuel? Passate le armi. Tutti quanti. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo, non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire
così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Calma, state fermi, non spara! Mettila giù. Calma. Cazzo, cosa hai fatto? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Che pezzo di merda, l'ho detto sin dall'inizio. Sam, tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi, aia. Calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. Sei un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo. Un accordo? Oh, sì. Sentiamo cosa hai in mente. Aia. Avanti, ti ascolto. Senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Ma dai. Possiamo aiutarti. In cambio vi lascio vivi. Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar. Tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria in Argentina 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Sam. Cosa? Oh. Wow. Che ti ha raccontato? Cioè, brutta storia, che cazzo. Che ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Disma, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Cioè, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Sei stato un po' bastardo. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Tu sei una merda. Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Oh, ha fatto un numero da Houdini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui. Ray. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. Hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Ray. Fai bisogno di lui. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. E stai facendo. No, cazzo. Cazzo! Pezzo di merda! Aia! Che bastardo pezzo di merda. Niente, ragazzi, concludiamo qui questo video, anche se mi freme troppo sinceramente fermarlo in questo momento. E per non allungarmi troppo. Comunque, prossima volta continueremo da questo punto. Cacchio, che bastardo che è stato però Sam, eh? Adesso scopriamo la vera storia, spero che non sia veramente così. O quale magari sia stato il motivo, magari, non so per quale motivo. Comunque, niente, grazie a tutti al vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Complimenti. Hai terminato la visione. Da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta.